Ha annunciato che la maggioranza intende cancellare un'altra delle riforme introdotte da Pierluigi Bersani quando era responsabile dello sviluppo economico nell'ultimo governo Prodi, le cosiddette lenzuolate. Questa volta si tratta delle tariffe minime nelle parcelle dei professionisti, commercialisti, architetti, notai, avvocati e così via. Bersani le aveva abolite, ritenendo che fossero un freno allo sviluppo della concorrenza e un danno per i consumatori e che fosse giusto che il cliente potesse negoziare la parcella. A 3 anni di distanza il nuovo governo decide di fare marcia indietro perché, ha spiegato Alfano, l'abolizione delle tariffe minime non ha portato alcun beneficio ai cittadini e ha danneggiato 1 milione di liberi professionisti. Le lenzuolate di Bersani sono state sicuramente l'atto più significativo e socialmente controverso dell'ultimo breve governo Prodi. Ispirate a principi di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, hanno avuto anche un notevole impatto economico. I collaboratori di Bersani calcolano, ad esempio, che solo l'eliminazione della commissione fissa per la ricarica delle schede telefoniche prepagate abbia fatto risparmiare agli utenti circa 2 miliardi di euro. E che si debba alle lenzuolate se milioni di persone hanno visto aumentare il loro potere contrattuale nei confronti di banche e assicurazioni. Tra i meriti dei decreti Bersani viene citato anche quello di aver reso detraibili i contributi volontari alle scuole da parte delle famiglie, prassi che oggi consente a molti istituti di garantire i servizi minimi. Per il centrodestra le lenzuolate hanno invece fatto soprattutto danni, perché in nome del consumatore lo Stato è intervenuto a gamba tesa nell'economia e adesso dunque si torna indietro. Pensate, perché non c'è nessuno che difende queste sue riforme? Ma c'è molto conformismo in giro, e c'è una corporativizzazione crescente nella crisi, sta aumentando, ciascuno cerca di difendersi per quel che può, per come può. Naturalmente chi ha meno difese viene lasciato all'acqua, chi ne ha più tende a difendersi, questo governo incoraggia tutto quanto. Io non ho mica solo tolto le tariffe minime, io per esempio ho fatto una norma, che poi anche quella è saltata, perché saltò il governo, che diceva per esempio che alcune funzioni della pubblica amministrazione venivano portate fuori in responsabilità diretta di professionisti assicurati. Quindi mi preoccupavo della funzione dei professionisti, ma cercavo di portarla laddove possono semplificarci la vita, non dove possono eventualmente appesantircela. E non ho fatto quelle cose solo per il consumatore, i giovani. Ma sarà possibile che un giovane possa dire, scusami, io non sono Carnelutti, però se c'è da fare una pratica di divorzio te la faccio per 3.000 o 4.000 euro? Perché riconosciamo che un giovane quando va a lavorare in una fabbrica, in un ufficio, quindi possa guadagnare meno? Minima. Io credo che queste barriere siano barriere che inibiscono ai giovani una prospettiva. Me spiace molto perché, ripeto, banalizzare solo attorno a una misura della lenzuolata l'operazione che stavamo facendo non mi piace, e questi ritorni indietro. Ma i mutui, è la vittoria delle lobby, è la vittoria mutui, delle lobby, il massimo degli scoperto avvocati in banca. Ma insomma, sono tutti il massimo scoperto in banca, l'avevamo tolto, hanno ripacciucato tutto, adesso è peggio di prima. Il trasferibilità dei mutui. E con l'aria di dire che ce l'hanno con le banche, ma non ce l'hanno con le banche, le banche fanno ottimi bilanci in questo momento qua. Io credo che invece ci siano un appoggiarsi reciprocamente fra poteri che hanno la forza per difendersi, a danno di chi non ha la forza sufficiente per difendere il proprio reddito e anche i propri diritti di consumatore, di cittadino, con la schiena dritta, insomma. Ma mi fanno abbastanza arrabbiare. Senta Bersani, è tornato a salire il prezzo del carburante, ecco, non la sente un po' anche come una sconfitta sua, visto che lei per anni ha combattuto con cartelli e contro cartelli? Avevamo fatto qualche misura in più di restituzione, per esempio, di una quota della fiscalità sopra un certo livello di prezzo della benzina, anche questo è stato abbandonato. Io faccio notare che la benzina adesso costa come quando il petrolio costava una volta e mezzo, se non il doppio, quindi qualcosa lì che non gira c'è. E cos'è che non gira? Guardi, io adesso non ho in mano le carte, ecco. Però c'è un indicatore, che è quello dell'allontanamento, l'avvicinamento del prezzo dal medio europeo al nostro. Questo è un buon indicatore.
quando la forbice si allarga bisogna intervenire con qualche misura che aiuti a stringerla. Sono misure di diverso genere, dalla moral suasion a meccanismi appunto di restituzione fiscale. Il governo sta facendo quindi troppo poco? Ma mi pare che su tutto questo fronte, diciamo, del consumatore, delle cose, mi pare sia stato un totale abbandono di un'intenzione proprio di fare una politica in questo campo, insomma. Senta Bersani, il governo invece è molto interessato a fare le riforme, così almeno ha detto anche Berlusconi, dopo le amministrative. Oggi il ministro Maroni in un'intervista al Corriere ha chiesto per la Lega la delega a occuparsene delle riforme. Su giustizia, presidenzialismo, federalismo, ecco, lei si fida di più di Bossi o di Berlusconi? Prima di tutto voglio dire a tutte e due... E lo dico anche a me stesso, che se noi ci azzardiamo ancora un anno e mezzo o due, a chiacchierare di riforme istituzionali, eccetera, senza nulla concludere e dimenticandoci quel che ci chiede il Paese, che è di intervenire nel pieno di questa crisi economica e sociale, quel famoso distacco fra politica e cittadini è destinato a diventare una voragine. Quindi, primo, si deve partire da un piano anticrisi, questa è la riforma da far subito. Secondo, si può discutere nelle commissioni parlamentari di riforme istituzionali, noi i nostri paletti e i nostri punti di proposta li abbiamo detti chiaramente. Li riassumo in 10 secondi. Riduzione del numero dei parlamentari, Senato federale, rafforzamento di poteri reciproci fra governo e Parlamento. Noi ci aggiungiamo nuova legge elettorale, legge sui partiti e anche legge sugli costi della politica. Questo per noi è il pacchetto che si può discutere. Loro, quando hanno finito di vedersi e ci dicessero precisamente che cosa hanno in testa, perché qui si continua a raccontare che siamo noi che dobbiamo dire cosa pensiamo di quel che dicono loro. Ma loro cosa dicono? Cosa hanno detto fin qui di riforme istituzionali di preciso? Oggi Bersani si incontrano stasera Bossi e Berlusconi. Che cosa si aspetta da questo incontro? Io spero che si chiariscano le idee, che poi se le chiariscono tutti quanti, eccetera, che vengano in Parlamento con noi. Per esempio, delle cose che ho detto, mi pare di capire che ce n'è un paio sulle quali tutti dicono di essere d'accordo. Senato federale, riduzione del numero dei parlamentari. Saranno due cose? Benissimo. Vogliamo fare quelle due lì? Domani mattina ci mettiamo a discutere e facciamo quelle due lì. Di chiacchiere ne abbiamo fin sopra i pochi, peraltro. Capelli. Senta Bersani, il ministro Maroni oggi ha anche detto che lui è per il presidenzialismo alla francese. Lei? È d'accordo? Dunque, prima uno dice il presidenzialismo, l'altro dice il presidenzialismo. Elezione diretta del capo del governo. Ne ho sentite fin qui di tutte le razze. Sul presidenzialismo io dico questo, per amor di Dio, ci sono democrazie presidenziali, semipresidenziali, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Francia, eccetera, eccetera. Bene, quindi niente a dire. Ci si rende conto che per fare modelli così bisogna scaravoltare N cose? Cioè che ci sono pesi e contrappesi? Cioè un modello così, per esempio, non può funzionare certo con queste leggi elettorali, con queste norme sul conflitto di interesse, con questi poteri del Parlamento, con queste cose. Allora, se loro pensano di mascherare sotto il presidenzialismo un meccanismo per cui fai vedere alla gente che vuoi assomigliare agli Stati Uniti, ma magari finisce per assomigliare un po' al Sud America di qualche anno o decennio fa, ecco, cioè a trovare un meccanismo che poi porta a una curvatura populista. Noi non siamo d'accordo. Chiarissimo. Bersani, siamo in chiusura quasi. Qui da noi Chiacciari ha detto è pacifico che Berlusconi nel 2013 va a casa. È pacifico anche per lei? Per me sì, bisogna chiederlo a Berlusconi, perché io sono convinto che anche tutto questo discorso di riforme istituzionali, cioè sia chiaro che se è per risolvere i problemi del Paese siamo qui a discutere. Se per risolvere le aspettative di Berlusconi non vale la pena, perché questo che lei mi chiede è, diciamo, ancora nella sfera delle opinioni. Io penso anch'io che sia ora di voltare pagina. Non so se lo pensi Berlusconi. Ecco, Di Pietro ha detto che bisogna cominciare già a cercare il nuovo leader per il